Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco e oggi vorrei presentarvi questo esercizio. Quindi, E elevato alla meno 3x per, aperta parentesi, radice di E elevato alla x meno 1 tutto fratto E elevato alla x meno 1, chiusa parentesi, maggiore, uguale di 0. Quindi siamo nel campo delle disequazioni prodotto e delle disequazioni frazionali. Presente un prodotto ed è presente una sottrazione. È presente una radice e sono presenti degli esponenti. Ecco perché, ovviamente, questa è una disequazione perché non c'è il simbolo di uguale, ma c'è il simbolo di maggiore uguale, e vediamo come risolverla. Allora, prima di tutto bisogna fare una premessa. E alla meno 3x significa riscrivendolo e applicando la proprietà delle potenze, siccome l'esponente è negativo, significa dire 1 fratto e elevato alla 3x. E bisogna fare la considerazione che un numero diviso un numero positivo che è e elevato a un qualsiasi numero reale è sempre maggiore o uguale di 0. Quindi è positivo, mettiamo positivo, per ogni x appartenente a R. Quindi già possiamo dire che questa quantità sarà sempre positiva e allora ci dovremo limitare a studiare questa parte della disequazione. Quindi, essenzialmente, bisogna studiare il segno di radice di e elevato alla x meno linea di frazione 1 fratto e elevato alla x meno 1 maggiore o uguale di 0. Adesso applichiamo un pochettino le proprietà delle potenze. Vi ricordo che se c'è la radice ennesima con indice n, ok? Questa è una radice quadrata, quindi con indice 2, si può, anzi si deve in questo caso, riscrivere il tutto come e elevato alla x fratto l'indice della radice che è 2, e elevato alla x mezzi. Anche qui cerchiamo di utilizzare una proprietà degli esponenti, ossia se vogliamo portare al numeratore la quantità e elevato alla x meno 1, basta cambiare il segno. Quindi meno e elevato meno x più 1, quindi lo possiamo riscrivere come 1 meno x. Essenzialmente abbiamo cambiato il segno a questa quantità. Tutto deve essere maggiore o uguale di 0. Benissimo. Segue che, provo a essere interattiva, segue che porto questo elemento, questo termine al secondo membro e elevato alla x mezzi deve essere maggiore o uguale di e elevato alla 1 meno x. Badate bene che adesso al primo e al secondo membro abbiamo due quantità medesime, uguali, e quindi se e è uguale ad e, a questo punto la disequazione si sposta a una valutazione degli esponenti. Quindi x mezzi deve essere maggiore o uguale di 1 meno x. A questo punto possiamo fare il minimo comune multiplo ad ambo i membri, che è 2 maggiore o uguale 2, quindi x, e qui diventerà 2 meno 2x. Moltiplico ambo i membri per 2, siccome 2 è un numero positivo. Lo posso fare senza cambiare il segno della disequazione. Porto meno 2x al primo membro e diventerà x più 2x maggiore o uguale di 2. Da cui segue che 3x è maggiore o uguale di 2. Divido ambo i membri per 3 e si ottiene, mi raccomando, all'altezza della linea di frazione. Io adesso sto risolvendo l'esercizio in modalità relativamente veloce, vi ricordo di essere in diretta, quindi non sto adesso badando, ed è un errore, alla formalità, alla forma matematica. Quindi
Cioè la linea di frazione deve essere sempre, la linea di frazione principale deve essere sempre alla stessa altezza del segno, in questo caso della diseguazione, quindi è più corretto scrivere 3 terzi x maggiore o uguale di 2 linea di frazione 3. Ovviamente il 3 se ne va, esce fuori come soluzione finale, la soluzione è che x deve essere maggiore o uguale di 2 fratto 3. Questa è la soluzione dell'esercizio. Io vi ringrazio, ricordo tutti di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento al quale io provvederò a dare una risposta. Vi auguro una buona giornata, saluti a tutti.